Coraggio, resistenza naturale. Jonathan Ossiter è quasi... italiano. È quasi, intanto è quasi italiano, lo sentirete parlare benissimo italiano, ma è quasi naturale avere la didascalia sotto il regista di Mondovino, perché con quel titolo l'abbiamo conosciuto in Italia ed è esploso. E in qualche modo Resistenza Naturale, che è questo film che uscirà il 29 di maggio, torna a parlare di vino in qualche modo, anche se poi il discorso si amplia e diventa un discorso forse sull'agricoltura sostenibile. Resistenza Naturale è un viaggio nei territori dove si fa il vino in Italia, e sono moltissimi, però Jonathan, hai scelto di raccontare delle storie e dei territori che hanno in comune una resistenza a cosa? Una resistenza soprattutto a una società completamente crollata, e non sto parlando dell'Italia, sto parlando dell'Europa, dell'Occidente. Sappiamo tutti che non ci sono più politici, è finito, che l'economia, il mercato ci ha distrutto tutti. Dunque, dove rivolgiamo? Cioè, come scappiamo di questo inferno che stiamo tutti vivendo? La cosa più incredibile è in città, vediamo che non ci sono risposte. Purtroppo anche dal mio mestiere, dal cinema, stiamo facendo poche proposte per cambiare il mondo. Invece nel mondo dell'agricoltura, soprattutto in Italia e in Francia, c'è stata una ribellione etica, pacifica, gioiosa, tramite non solo il vino ma anche l'agricoltura in genere, contro l'industria chimica, contro i multinazionali, che sappiamo perché non ci sono uomini politici, perché dietro c'è il potere economico. E questo è vero per voi giornalisti, per me cineasta, per un barbiere, per Roberto di Antica Cacciara a San Francesco a Ripa, che cerca ognuno di fare un atto artigianale di resistenza. Però nell'agricoltura è incredibile come questi vignaioli, questi agricoltori sono riusciti a dire no a un'impostazione, io direi illegale, una legalità illegale. Dunque ci stanno dando modelli di resistenza, di disobbedienza civile, e ovviamente adesso c'hanno un sacco di guai. I racconti che questi vignaioli e questi agricoltori fanno alla tua macchina da presa, perché poi si sente in alcuni momenti la tua voce, no? che fa le interviste, purtroppo. A questi, come purtroppo, e questi racconti sono racconti di persone che sembra abbiano dedicato la loro vita interamente ad un'applicazione. Prima usavi la parola etica, no? Quindi l'etica contro il mercato in qualche modo. Sì, cioè la sopravvivenza dell'essere umano contro un sistema che cerca di riportarci al Medioevo. E Giovanna Tiezzi a Pacina, in Toscana, Corrado Dottori nelle Marche, Stefano Belotti a Novi Ligure nel Piemonte, Elena Pantaglioni della Stopa in Rivergaro Emilia. Sono quattro fra 400 vignaioli in Italia che fanno questa resistenza. Dunque, cioè, bisogna dire che io avrei potuto fare questo film solo in Sicilia, o solo in Puglia, o solo in Lombardia. E, in un certo senso, sono stati scelti per caso. C'ho questa fortuna di avere queste amicizie, per me magici, con queste persone che hanno capito qualcosa. Cioè, credo che per noi in città abbiamo dimenticato che non dobbiamo conformarci, non dobbiamo sommetterci a queste regole di potere. E loro, lavorando la terra, pensando a come portare il frutto della terra, di una cosa veramente piena di salute, cioè, perché le terre sono state distrutte nel dopoguerra per 40-50 anni. L'inquinamento ha distrutto l'espressione più profonda di questi territori magici italiani, e questi ribelli hanno detto no, basta, recuperiamo la storia, recuperiamo il territorio nostro, ma non per fare un gesto del passato, per andare verso il futuro, per fare dei vini, dei prodotti, olio, cereali del futuro,
dell'avanguardia, e sono molto felice perché sono stato in Francia la settimana scorsa e il film sta uscendo in Francia. Io ero strafelice come padre di tre italiani, tre figli italiani, anche brasiliani e americani, ma anche italiani. Io sono andato là e ero molto felice di vedere i francesi meravigliati dicendo: Madonna, gli italiani sono più nell'avanguardia di noi. Questo da parte di vignaioli francesi. Ammettere questa cosa, che non sia stato facile per loro. No, no, folti amici. Ci dicevi di questa resistenza in realtà della quale poi ne hanno pagato le conseguenze. Però ci sono in realtà, no, alcune di queste aziende che rappresentano invece un'alternativa possibile, grazie anche poi ai risultati economici che le loro aziende riescono poi a portare a casa facendo un percorso di questo tipo. Sì, perché loro hanno provato qualcosa che forse noi nel giornalismo, cinema, pittura, non lo so, abbiamo un po' paura di cercare di fare delle rette alternative. Non solo che loro stanno lavorando la terra con il rispetto massimo, dunque vino naturale vuol dire semplicemente che non c'è un gocciolino di chimica in campo, ma dopo non c'è un gocciolino di chimica in cantina. Perché purtroppo le leggi europee sul biologico sono falsi, sono stati fatti dal lobby dell'industria farmaceutica chimica a Bruxelles per ammettere fino a, credo, 40 ingredienti additivi aggiunti chimici in cantina. Dunque questi ribelli, questi resistenti, veramente per me sono partigiani. Loro hanno detto: no, basta, usciamo. Purtroppo sono costretti anche a uscire delle DOC. Le DOC, purtroppo, come tutte le agenzie governative nel nostro mondo, difendono solo gli interessi dell'industria. Dunque sono usciti, hanno detto: ok, facciamo questo. La cosa più incredibile che non sono solo ecologisti della terra, sono anche ecologisti della società. Dunque non basta badare alla terra. Loro dicono: no, cerchiamo il prezzo minimo, perché c'è anche questa falsa idea sul biologico che per forza è più caro. Questo non è vero e loro lo provano. Corrado Dottori c'è un vino sfuso, verdicchio, naturalissimo, più che biologico, 12 euro per 5 litri, per 5 litri. Il Trebbiolo, stupendo, che è veramente un gutturnio, però non c'è il diritto, di Elena Pantaglioni, anche in enoteca costa 5-6 euro ed è uno dei migliori vini dell'Italia. Dunque anche stanno distruggendo questa falsa idea che c'è un rapporto tra prezzo e qualità. No, no, la maggioranza dei prezzi dei vini sono stati inventati di falsi vignaioli che in fondo sono stati banchieri. Dunque la cosa incredibile è che loro hanno fatto crescere un circolo virtuoso, perché loro mettono il primo passo etico in campagna, dopo c'è un Antonio Marino di Le Vignerone a Pigneto a Roma, Alessandro Bulzoni, soprattutto pioniere, stranamente ai Parioli, chi l'avrebbe pensato, che riprendono questi gesti etici. Loro mettono dei prezzi anche giusti, non cercano di diventare ricchi. O Leonardo Vignoli ad Acesere, una trattoria incredibile a Monteverde Nuovo, per me uno delle migliori tavole a Roma, e lui dice: quando un altro ristoratore va a comprare un vino a 10 euro dal vignaiolo, lo rivende a 30, 40, 50 euro. Questo purtroppo nel mondo intero. Cosa dice Leonardo Vignoli e altri ristoratori che comprano questi vini naturali? Loro dicono: no, io non, e lo dice Leonardo Vignoli, io non sono un banchiere. Non sono qui su terra per speculare sul lavoro etico di un contadino. Dunque lui lo compra per 10, magari lo rivende per 15, 16. Cioè, che è una cosa. Cioè, c'è un ricarico. E questo ha costruito un mercato non solo italiano, ma internazionale. Internazionale. In Giappone ci sono oggi, 10 anni fa c'era un importatore di vino naturale, oggi in Giappone ci sono 12 che importano esclusivamente vini naturali italiani e francesi. Questo è un miracolo. Ed è per questo stanno cominciando a mangiare un po' un piccolo pezzo del mercato. Allora ovviamente cosa succede? Il governo, schiave dei interessi economici, sta cominciando a reprimerli. Ecco Jonathan, spieghiamo questa cosa della DOC, perché ad un certo punto si fa un discorso anche molto complesso all'interno del film, nel quale si capisce che queste regole, che questi criteri che vengono indicati per poter considerare un vino all'interno o meno della DOC, in realtà sono dei criteri
che questi vignaiuoli dicono sono abbastanza campati in aria, nel senso che per esempio si aspettano dalla DOC, ci si aspetta che un vino abbia lo stesso colore, lo stesso grado di acidità, magari a 700 km di distanza due vini in due territori completamente diversi. Ecco, è possibile in qualche modo per il consumatore riuscire a capire di che cosa fidarsi? Sì, prima bisogna fidarsi a se stesso, che abbiamo forse tutti dimenticato. Siamo stati tutti schiacciati in questi ultimi anni, perché non c'è stata una crisi, c'è stato un cambiamento radicale dell'ordine socio-economico nel mondo. E smettiamo di dire crisi, non passerà, questa è la nuova realtà. Siamo tutti schiacciati, distrutti. Veramente, fatichiamo veramente per campare e dunque purtroppo la prima cosa, dunque abbiamo perso fiducia anche in noi stessi, dobbiamo avere di nuovo questo coraggio di capire, ok, siamo circondati di bugie e tutto quello che c'è nella catena alimentare, purtroppo sia in Italia, in Francia, in Brasile, negli Stati Uniti, 99,99% della produzione alimentare è fatto di modo industriale con delle chimiche che prima tolgono tutti gli alimenti, i sali minerali che ci danno, cioè, e l'alimento stesso viene di quello. Dopo tolgono i sapori. Dunque è uno stato veramente catastrofico. Dobbiamo capire che dobbiamo cercare tutti, credo, di trovare questi produttori, non solo di vino, cioè il vino è l'ambasciatore dell'agricoltura. E questi contadini meravigliosi, come Belotti, Pantaglioni, che abbiamo appena sentito, che è una donna veramente di una forza, di un'intelligenza, di un'etica e anche di una pacificità incredibile. Eppure sono partigiani e ce ne sono tanti come loro. E purtroppo bisogna fare lo sforzo di trovare il mercante, andare a cercare, però cioè, bisogna anche capire che cosa è successo col nostro cibo e bisogna anche dire, almeno dal mio punto di vista di straniero, sono 3 anni che abito a Roma, che sono molto molto felice e strano che sembra, la situazione è meglio in Italia che in altri paesi, però quando tutti i pomodori cominciano a rassomigliarsi, quando hanno tutti questi colori, un rosso falso, e si può anche comprare pomodori in qualsiasi momento dell'anno, cioè dobbiamo, e quando stiamo cominciando a beccare cancri, malattie, per motivi che purtroppo sono strettamente legati al cibo, cioè dovremo scendere tutti in piazza. Tu dove fai la spesa? Perché questo diventa interessante. Nel senso che vai a cercare per esempio nei mercati? Assolutamente, al mercato di Testaccio c'è un panificio, Artemio Fanella, che è incredibile, di Lariano, che lui si sveglia alle 4 tutte le mattine per portare una farina bella, per fare delle cose incredibili. Campagna Amica, via San Teodoro. Sei veramente politicamente scorretto perché hai citato negozi, produttori, quelle cose che in radio non dire. Ma sono niente, artigiani, meritano pubblicità. Sono artigiani. Voi giornalisti qui siete artigiani. Io sono un artigiano. I vignaioli, quelli che vendono questi prodotti veri. Siamo cittadini artigiani, non siamo consumatori. Dunque, scusami, cioè queste regole io c'ho massimo ammirazione per le persone che prendono il rischio di guadagnare meno per fare un po' meglio per gli altri. E questa è la verità per me di queste persone. E per questo film per me è stato una cosa gioiosa. Cioè, anche a Berlino è piaciuto molto, vero Miriam? Sì, è piaciuto il film e la Lucky Red ha deciso di distribuirlo anche in Italia. Volevo capire se era stato distribuito oltre che in Francia anche in altri territori e se avevi delle reazioni tra coloro che l'avevano visto. Sì, siamo stati molto fortunati perché questo film, che anche bisogna dire c'è un lato anche cinema, il film è veramente una lettera di amore all'agricoltura sana e al cinema di ribellione,
Perché infatti, c'è Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna, che è molto amico di alcuni vignaioli, e il film è veramente un, non so, per me un sogno, un meditazione di notturna su questo rapporto magico di, della ribellione cinematografica e la ribellione agricolturale. Sono stato molto fortunato che un distributore di grandissimo livello come Lucky Red avrebbe voglia di prendere un film piccolo, modesto, e metterlo in sala, cioè questo è già incredibile. Ma anche in altri paesi, in Francia uscirà poco dopo su una centinaia di città allo stesso tempo, in altri paesi anche, dunque è stato veramente una fortuna. Però bisogna anche capire che per ogni film che c'è la fortuna di resistenza naturale ce ne sono altro 100, magari anche molto meglio, che non hanno questa fortuna, perché purtroppo anche nel cinema le opzioni, cioè i film rassomigliano più a questi pomodori falsi e ci sono pochi artigiani ancora. Direi che appunto più che come il vino, come, così come dicevamo all'inizio, è un modo di un modo di conoscere un modo possibile di vivere anche, di resistere, anche. E se posso solo aggiungere una cosa, che io sono molto emozionato che cominciando questo lunedì il Cineclub de Tour a Via Urbana a Monti, come piccolo omaggio prima dell'uscita del film, vanno a passare ogni lunedì i miei film di finzione, cominciando lunedì 12 con Sunday, dopo Rio Sex Comedy con Charlotte Rampling, e l'ultimo lunedì di maggio Signs and Wonders, anche un altro film che ho fatto con Charlotte Rampling. Una vera e propria retrospettiva dedicata a Jonathan Nossiter. Ma dei film di finzione che purtroppo in Italia sono meno conosciuti. Esatto, sono meno conosciuti. Ma avresti voglia di fare un prossimo film di finzione, oppure ormai il docufilm ti ha conquistato completamente? No, io sono conquistato di qualsiasi espressione di amore cinematografico. Io ho sempre fatto documentario e finzione. Dunque, anche bisogna dire che un documentario c'è una parte di finzione e viceversa.